Ciao Lorenzo, grazie dell'invito e benvenuto, benvenuti a tutti. Allora, ti chiedo brevemente di presentarti e insomma di che cosa ti occupi nella vita, dopo come sei entrato in contatto, ecco, con noi, con Inglese Fast, ecco. Tipo maledetto il giorno che ti Ok, ho incontrato, capito? maledetto. Questa cosa qua. Fantastico, ma in effetti guarda che più o meno ci è andata così. Ok. A parte le battute, sì, mi occupo di quella materia che sembra complicatissima, si chiama finanza agevolata, cioè la possibilità per le aziende di ottenere contributi dallo Stato, dalle regioni, dai vari enti e ci occupiamo noi della parte burocratica noiosa, cioè loro lasciamo la gioia del contributo e la felicità di aver portato a casa dei soldi. Dove ti ho Ok. conosciuto? Ti ho conosciuto in un corso di formazione, ancora credo 2013-2014. E mi sei piaciuto, però come tutte le cose nella vita non sempre è il momento opportuno per farle, ok? Non so se mi spiego. Quindi ci è voluto un po' di tempo a Certo. metabolizzare fino a che l'anno scorso col nostro lavoro abbiamo cominciato a pensare a quelli che sono i bandi europei e a quel punto non è più Roma il punto di riferimento ma diventa Bruxelles e lì i bandi sono in inglese, quindi abbiamo E qui detto incominciamo a inizia tutto. ragionare. Bravo, hai capito. Forse, Sì. forse che forse è il caso di darci una mossa e accelerare sui tempi e fare questo corso. In realtà tu hai detto due cose molto importanti. La prima, che c'è bisogno comunque di avere il timing, il giusto timing, e anche la visione, perché io per esempio sono qui a Kiev e alle volte penso a persone che dicono: quando viaggerò o quando arriverà l'opportunità giusta mi metterò a farlo. Ma la verità è che quando arriva l'opportunità, tu l'hai già persa quella opportunità. Quindi Esatto. o accetti che le prime due o tre opportunità che ti arrivano le tiri, oppure, come dire, scatta, Ti molla porti la avanti. testa in base alla visione, ecco, perché c'è chi invece si riduce proprio all'ultimo, no? Un dentista con cui parlavo qualche mese fa aveva proprio avuto un invito per tenere una conferenza a New York e non lo sapeva l'inglese. Fa: cosa possiamo fare in 20 giorni? Io ho detto: in 20 giorni abbiamo già Pregare tre l'Ave figli. Maria, pregare l'Ave Maria. No, beh, io E su quindi, questo, guarda, sono penso un dimmi. caso tipico, nel senso sono il classico imprenditore che non ha tempo, perché veramente ci cioè, siamo presi dalla quotidianità, dal lavoro. Da quando hai preso comunque la decisione di metterti, cioè come ti sei organizzato nella settimana e anche È mentalmente, molto. ecco. Molto facile. Ho Ok. allungato le mie giornate svegliandomi prima, programmando meglio gli impegni, cercando di ritagliarmi degli spazi. Ma anche solo per dire, facendo attività fisica, non si direbbe, ma faccio anche attività fisica, alla mattina, anziché guardarmi un film in italiano o una serie di Netflix, mi ascolto qualcosa in americano, così da incominciare Fantastico. comunque a abituare l'orecchio. All'inizio con i sottotitoli, ora sono a livello me la rischio e faccio anche senza sottotitoli e ci provo, ok? Grande. Capisco il senso tante volte. Questo è un bel passo, perché Sì. quando hai iniziato, come dire, non avevi, mi sembra che non avevi questo grado di fiducia o no? Cioè, fammi No, no, capire. no, no, assolutamente no. Io ero fra quelli con le cuffiette in quel famoso evento dove te è scattata l'idea di fare il Ok. corso di inglese, perché io ero fra quelli con le cuffiette, nel senso no, 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 assolutamente no. Va bene. No, e quindi com'è l'esperienza? Ma devo dire molto, 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 molto positiva, nel senso che da esterno, per chi ha fatto corsi in inglese, o comunque ha l'inglese scolastico, c'è quell'idea della materia noiosa, dell'insegnamento noioso, è la grammatica prima e poi le parole, per ultimo la pronuncia, cioè tutte quelle cose lì che ci hanno sempre inculcato nel cervello. Qui arrivi invece in un mondo completamente diverso. Ma soprattutto capisci che come fanno inglese gli altri è sbagliato, cioè, comprendi veramente. Che arrivi qua e ti dicono: ok, intanto ascolta, non capisci, fa niente, incominci ad ascoltare perché senti prima la pronuncia, poi imparare le parole, per ultima la grammatica. E sembra una cosa assurda. E in realtà funziona, devo dire che mi ha aiutato, mi sta aiutando, mi aiuterà ancora parecchio questa cosa, questo approccio, diciamo, Sì, ma all'inglese, poi è l'approccio all'ingegneria. naturale, cioè io non è che abbia inventato nulla, io Bravo. guardavo cioè, i bambini che E cioè, beh, infatti la normalmente. cosa strana è quella, perché a scuola non fanno così? Cioè, mi verrebbe da chiedere, no? Perché nelle Sì. scuole non insegnano questo? È pazzesco.
pazzesca. Sì. Perché l'altra cosa interessante è che alle volte quando una persona inizia a studiare inglese magari vuole migliorare l'ascolto e inizia a guardare un film, no? Perché il consiglio della nonna è: ah, ma se non vuoi imparare inglese, guarda i film. Ho capito, nonna, che riguardo i film, ma io non lo so, se il gap è troppo grande, puoi... ti demoralizza. Perché non capisci una mazza, non capisci una mazza. Ti demoralizza. Invece poi l'obiettivo del webinar, l'obiettivo del coach, l'obiettivo comunque del metodo inglese fast è comunque strecciare l'orecchio, quindi non farti lavorare modello, no, con i docente che ti spiega tutto in italiano, no, cioè farti allenare l'orecchio, ma accompagnarti. Bene, Salvo, ti ringrazio per averci dedicato, ecco, questi 20 minuti che sicuramente possono ispirare qualche persona che ci sta conoscendo. E ti faccio i complimenti a te e a Daniele per il percorso che stai facendo, perché, come dire, Alice e Nando mi aggiornano, sono davvero felice che sta andando tutto bene e ti faccio complimenti. Sono io che ringrazio te, che ringrazio voi, Lorenzo, per quello che state facendo, per la pazienza, per la simpatia, per la professionalità, per come fate le cose, veramente. Siete fantastici. Salvo, ti ringrazio, ci sentiamo presto. Saluto grazie tutti a te. Che ci hanno ascoltato e ci vediamo alla prossima diretta di Inglese Fast. Ciao. Bye bye. Ciao.